Allora, siamo in aula in pausa perché abbiamo finito un ordine del giorno relativo alle mozioni sul dissesto idrogeologico e è successa una cosa divertente, molto emblematica. Allora, visto che è l'ennesima mozione sul dissesto idrogeologico, che si vota sempre sì e poi il governo non fa niente, a questa volta abbiamo fatto una piccola provocazione. Nella nostra mozione abbiamo preso le proposte di legge depositate in Parlamento sul tema, 3 del Movimento 5 Stelle e 2 del PD, e le abbiamo inserite nella mozione, in punti separati. Nella premessa spiegavamo tutto, poi siamo arrivati in aula, il governo ha dato i pareri e sulla nostra ha detto che era un po' combattuto, perché evidentemente non aveva letto bene la premessa. Sostanzialmente ai 3 punti tratti dalle proposte di legge del Movimento 5 Stelle ha dato parere favorevole, quindi ha certificato che sono proposte buone che potrebbero risolvere il problema e anzi si impegnava a portarle avanti. Ma la cosa più bella è che relativamente ai 2 punti tratti dalle proposte di legge del PD, il governo ha dato parere negativo, quindi certifica che non sono buone proposte di legge o comunque che non ha voglia di portarle avanti. Il governo mi ha chiesto di rimodificare la mozione eliminando questi 2 punti, al che io gli ho detto, ma no, io li lascerei, tanto è un problema vostro, sono proposte di legge vostre, al che c'è stato il panico. Conciliabolo, si sono messi a parlare, a ragionare e appunto poi alla fine abbiamo trovato una via di mezzo, perché di queste 2 proposte del PD una mi interessava particolarmente, era relativa a supportare la ricerca, non so perché volessero votare in maniera contraria, e quindi abbiamo raggiunto l'accordo che avrebbero votato favorevolmente a quel punto, ma io mi sono impegnato a ritirare l'altro punto e comunque l'avevo messo solo come provocazione, dato che non mi convinceva appieno quell'altra proposta di legge del PD. Però sostanzialmente questa operazione ha certificato il fatto che il PD, quando deposita le proposte di legge, lo fa giusto per mettere delle bandierine per poi farsi bello nel territorio, ma non era assolutamente intenzionato a portarle avanti in aula. Speriamo con la nostra operazione verità di aver smascherato questa pratica e di aver dato uno sprone al governo per prendere le proposte che già il Parlamento ha formulato per poter risolvere questo problema. 3 nostre e una del PD.